Tommaso Pasquale Romeo è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa, lo ha deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha accolto il ricorso presentato e discusso dall'avvocato Antonio Russo, difensore del 75enne Romeo imputato in uno stralcio del maxi processo mandamento ionico. In primo grado, il Tribunale di Locri l'aveva condannato a 12 anni di reclusione, accusato dalla DDA Regina di aver rivestito un ruolo apicale nell'andrina di Contrada Schiavo, articolazione della locale di Ardore. La Procura Generale Regina aveva impugnato la decisione, ritenendo che i giudici di Locri, pur avendo condannato gli imputati per il reato di associazione mafiosa a vario titolo e con modalità differenti, non avesse applicato il trattamento sanzionatorio attualmente previsto dalla legge, ma quello più favorevole precedente all'entrata in vigore della legge numero 69/2015, nell'interesse del 75enne Romeo. Il difensore ha censurato le motivazioni della sentenza, rappresentando alla Corte elementi a discarico con richiesta di rigetto dell'impugnazione della Procura, argomentazioni che i giudici regini hanno recepito.